crisi si aggrava sempre più. Le azioni di questo governo, fatte di manovre, siamo ormai a 9, di continui tagli per ridurre il disavanzo pubblico sono inique ed insufficienti. Inique perché pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, mentre le grandi ricchezze finanziarie ed immobiliari continuano a non essere intaccate. Si riducono i diritti, le risorse destinate al welfare sono scomparse, sia a livello nazionale che locale. Si è introdotta nell'ultima manovra l'articolo 8, che dal mio punto di vista è fuori contesto perché niente ha a che vedere con le questioni del deficit, ma smantella il diritto del lavoro e intacca l'articolo 18. Per fortuna, pur con qualche mal di pancia presente anche nella nostra organizzazione, CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno sottoscritto l'accordo e si sono impegnati a rispettarlo, non tenendo conto dell'articolo 8, rispetto al quale la CGIL farà ricorso alla Consulta per cancellarlo. Certo, l'accordo va esteso a tutti i settori e firmato con le altre controparti. La manovra modifica profondamente anche il CNEL e rispetto a ciò probabilmente il ricorso alla Consulta non sarà solo della CGIL ma di tutte le parti sociali. Al governo e a Confindustria vogliamo dire con chiarezza che la riforma delle pensioni è stata già fatta. I conti dell'INPS riguardando le pensioni dei lavoratori dipendenti e i conti dell'INPDAP riguardanti il settore pubblico sono a posto. Non c'è bisogno di ulteriori tagli. Per fare cassa si taglino i patrimoni immobiliari e finanziari. Si faccia una seria lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, a partire dalla tracciabilità dei pagamenti. Le risorse ricavate si destinino ad una seria politica industriale, alle infrastrutture materiali e immateriali, alla formazione, alla ricerca e alla ricerca applicata, elementi essenziali questi che rappresentano direi una precondizione per la crescita economica, indispensabile per rilanciare i consumi e traguardare un salto primario positivo del bilancio dello Stato, unico e vero strumento per ridurre l'indebitamento. E in questo contesto dobbiamo rilanciare la questione meridionale che è scomparsa dall'agenda politica da troppo tempo. E intanto il PIL nel 2010 cresce nel centro-nord dell'1,7 mentre al sud dello 0,2, aumentando ulteriormente il divario. Negli ultimi anni è ripresa la migrazione da sud a nord, continua lo spopolamento dei piccoli paesi, perdiamo i giovani e quindi la futura classe dirigente. Ma la situazione della nostra provincia e della regione si sta aggravando giorno per giorno. È in crisi l'aerospaziale, l'auto, la cantieristica e naturalmente fermo tutto l'industria. Contemporaneamente è in crisi la sanità, il sociosanitario, si chiudono i plessi scolastici, i servizi postali, si riducono le corse dei trasporti pubblici per carenza di fondi. Sono in crisi le società pubbliche che intervengono sulle questioni ambientali. Vi è una forte crisi nel settore delle comunità montane, dei lavoratori idraulico forestali. Credo che oggi CGIL e CISL e UIL hanno dichiarato lo sciopero regionale per il 17. Gli anziani e le fasce deboli della popolazione sono abbandonate a se stesse a causa dell'azzeramento del fondo per la non autosufficienza e a causa della riduzione delle risorse destinate all'assistenza domiciliare e residenziale. Nel contempo in Campania si pagano i ticket sanitari più alti d'Italia, IREP e IRPEF al massimo, accise sulla benzina e sulla tassa di possesso delle auto. Non si contano più le persone che salgono sui ponticelli e effettuano blocchi stradali a prescindere dalle nostre indicazioni. In queste vertenze i lavoratori e i delegati si muovono unitariamente a prescindere dalle organizzazioni di appartenenza. Io vedo un grande rischio di desertificazione industriale nella nostra provincia e l'esplosione di un ribellismo sociale che nessuno sarà in grado di indirizzare e governare. A mio avviso CGIL, CISL e UIL devono mettere sullo sfondo le letture registrate a livello nazionale e lavorare unitariamente su alcuni filoni di intervento che per titoli proverò a delineare.
Politiche della montagna e presidio del territorio, quindi comunità montane e lavoratori idraulico forestali. Questioni ambientali e di assetto delle società pubbliche per migliorare i servizi e consentire economie di scala. Filiera agroindustriale, agricoltura di qualità, industria di trasformazione, lotta al caporalato, al sottosalario e al lavoro stagionale. Desertificazione delle aree industriali, ruolo del consorzio ASI e delle associazioni industriali a partire da Confindustria. Qualità e diffusione dei servizi. Sanità, formazione, trasporto pubblico, posto, porto, portualità e aeroporto che vive un'ulteriore crisi, all'Italia ha deciso di ritirare i voli che stava effettuando. Contrattazione sociale e territoriale a partire dal ruolo degli ambiti territoriali, sapendo che la situazione degli anziani nella nostra provincia è divenuta drammatica. Ruolo del credito a Salerno. Dovrei, in parole povere, tentare di unificare le tante vertenze in atto, tentando di dargli uno sbocco positivo e contemporaneamente tentare di determinare sinergie con le istituzioni, le associazioni datoriali, la Camera di Commercio, le banche, al fine di aumentare la produzione e di conseguenza l'occupazione per dare una speranza ai giovani e alle famiglie. Tutto ciò potremmo tentare di farlo assumendo l'impegno unitario sul territorio come atto dovuto rispetto alla gente che rappresentiamo e che vive situazioni drammatiche. Già oggi possiamo assumere l'impegno di superare il vulnus determinatosi quest'anno sul nostro territorio, decidendo di celebrare il prossimo 1° maggio che questo governo ci voleva togliere in modo unitario. Naturalmente non ho la pretesa di definire oggi le scelte e le azioni da mettere in campo. Dovremo lavorarci ancora come CGL e spero di poterlo fare come CGL CISL.